E come promesso, cara Deborah, abbiamo le valigie pronte, come potete vedere qua dietro, perché è arrivato il momento di viaggiare. E allora, sigla e poi scopriremo dove vi porterò. Curiosità. Sì, dove andiamo? andiamo in un borgo lucano. Stiamo parlando di Cancellara, un antico borgo medioevale che conserva antichi tesori. Noi scopriremo questo borgo attraverso chi? Due persone molto molto influenti nel borgo stesso. Stiamo parlando di Alessandra Cillo, guida turistica e consigliere comunale di Cancellara, e Rosaria Scarimola, assessore alla cultura, sempre di Cancellara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Buongiorno ad buongiorno. entrambe. Allora, io direi, visto che ce l'abbiamo, Vai. abbiamo un video di presentazione del borgo. Guardiamolo insieme e poi lo commentiamo. Nell'Alto Bradano, ad una ventina di chilometri dal capoluogo lucano, sorge Cancellara, antico borgo medioevale ammantato di misteri e pervaso dal fascino di antiche leggende. Varcando l'ingresso principale del paese, meglio conosciuto come Arco dell'Ammardo, ci si introduce nel quartiere più antico. Tra un gomitolo di suggestive stradine, sinistri varchi e scorci mozzafiato, che conservano tracce vive di una storia millenaria, si raggiunge la mesta e raccolta chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, affrescata a quattro mani da Giovanni Todisco e Giovanni Luce. Mimetizzata tra le antiche casupole, la casa della salsiccia è pronta a rivelarci gli antichi segreti ed ingredienti di uno dei prodotti tipici locali. Un tuffo dietro le quinte del Salsiccia Festival. E siamo quindi a Cancellara, ma vorrei capire la sua storia, la storia di questo bellissimo posto, Alessandra Cillo. No. Sì, allora Cancellara, come avete ben detto voi nell'introduzione, nasce nell'Alto Medioevo e è frutto di un fenomeno che è detto incastellamento. Quindi, all'indomani della caduta dell'Impero Romano, le genti si sentono poco sicure e quindi si arroccano sui punti più alti, del loro territorio. Il primo nucleo che avete fatto vedere, quindi il Lombardo, l'antico quartiere, è proprio testimone di questo passaggio. Successivamente il borgo si è ingrandito e la cosa caratteristica del nostro borgo è che lo si può leggere in un ordine cronologico, perché tutto quello che è stato costruito, o meglio, le diverse apposizioni, sono state fatte in tempi successivi e questa cosa la si può rileggere proprio nel contesto urbano. Ecco, dottoressa, io direi di andare avanti con la descrizione del borgo proprio attraverso il materiale che ci avete fornito, perché è molto interessante anche parlare del castello del borgo. Guardate. A dominare il paesaggio del borgo antico è però l'imponente castello baronale che conserva ancora la caratteristica strutturale feudale a fuso. Costruito dalla famiglia Acquaviva d'Aragona intorno al 300, ospitò, in un passato glorioso, i vari principi feudali, dai Caracciolo ai Carafa fino ai Pappacoda. Proprio vicino al maniero si può ammirare la chiesa matrice di Santa Maria del Carmine, con all'interno il quadro cinquecentesco della Madonna delle Grazie e un singolare organo in stile barocco, che conserva nei suoi materiali e colori le caratteristiche tipiche della manifattura dell'entroterra lucano. Percorrendo l'antico tessuto urbano, si raggiunge la chiesa di San Rocco,
con un curioso orologio con quadrante a 6 ore ed una sola lancetta. Non ho capito bene, 46 ore? No, è un orologio a 6 ore, perché davvero ore. Cancellara non smette di stupire. Voi vi siete mai imbattuti in un orologio a 6 ore? Lo chiedo a Rosaria Scarimola, assessora alla cultura. Allora, non riusciamo a sentirla bene. Ci sente? Sì. Sì, allora intanto che sistema il cellulare, andiamo da Alessandra Cillo. Abbiamo visto questo orologio a 6 ore, le sue caratteristiche quindi sono differenti da un orologio normale, infatti a 6 ore. Che cosa vuol dire? Che ognuna è segnata 4 volte al giorno dalla punta della lancetta e quindi c'è solo una punta, mi sembra di capire, giusto? Sì, c'è solo una punta e praticamente in questo caso è un orologio ad ora romana. Rispetto all'orologio a 12 ore che usiamo noi, questo è una versione precedente, diciamo così, di misurare il tempo ed è stata introdotta prima dell'epoca napoleonica. Quindi da Napoleone in poi usiamo il quadrante a 12 ore a cui siamo abituati, in passato invece si usava questo tipo di misurazione del tempo. Come diceva lei, ogni valore numerico che troviamo sull'orologio può corrispondere a 4 momenti della giornata e poi sempre sul quadrante abbiamo due diciamo, sistemi per misurare i quarti d'ora. Ci sono dei pallini piccoli e dei pallini grandi, banalmente pallini piccoli quarto d'ora, pallini grandi mezz'ore, in maniera tale da coprire l'arco intero di un'ora, di 60 minuti. È più facile, diciamo, a vederlo che a spiegarlo. Sì, abbiamo sistemato la videocamera. Rosaria, ci sei? Sì. Ecco, sì, tu sei assessore alla cultura di Cancellara. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, ovviamente il meccanismo dell'orologio è un po' complicato, come diceva Alessandra, è probabilmente più semplice guardarlo e capirne il meccanismo piuttosto che spiegarlo, tant'è che io stessa ancora oggi faccio difficoltà a capirne l'orario quando lo guardo. L'orologio, il meccanismo dell'orologio a 6 ore però per cancellare rappresenta un vanto. Tant'è che noi su quell'orologio abbiamo puntato un po' tutta quella che sarà la nuova gestione dell'afflusso turistico di Cancellara. È stato momentaneamente anche ristrutturato, perché praticamente quell'orologio aveva un meccanismo manuale. Ovviamente col passare del tempo, venuta a mancare anche la persona che se ne occupava, c'è stato un serio problema di gestione dello stesso. Al che si è pensato, per non perdere comunque la tradizione della manualità, ma comunque adeguandoci al sistema moderno che ci rincorre, si è pensato di inserire un meccanismo piuttosto elettronico, diciamo così, che ci permette quindi il funzionamento dell'orologio, ma allo stesso tempo mantiene le caratteristiche dell'antichità che lo contraddistinguono. Non so se ci sente bene oppure no. Detto ciò, è un borgo dove c'è la scarpa più grande del mondo. Sì, l'ideatore della scarpa più grande del mondo, patria di Donato Biscione. La stiamo vedendo. Eccola, guarda Deborah, è incredibile. È veramente gigante. Alessandra! Sembrano un po' le scarpe di Leslie di questa mattina. Assolutamente, questa è un'opera che un nostro concittadino ha donato al comune e al mondo è attualmente la scarpa più grande del mondo, quindi abbiamo anche questo Guinness, questo record. Si tratta di una storia però molto più bella, non è solo una dimostrazione di capacità, è la dimostrazione di una persona che è emigrata da questo posto perché purtroppo nel secolo scorso le condizioni erano molto meno favorevoli delle attuali e ha deciso attraverso la sua manualità di crescere, tant'è che dopo un primo step in Emilia Romagna si è trasferito in America dove ha fatto fortuna e poi è ritornato qui ed ha voluto appunto omaggiare il suo paese ma anche la sua manualità attraverso quest'opera. Deborah,
La stiamo vedendo questa scarpa, ma quanto è grande? Infatti, Quanto misura? Non riesco a capire se è grande in termini di dimensioni, è grande in... non lo so, ecco. Se in altezza, allora, quanto misura? Sì. Allora, la scarpa misura oltre 1,50 m. Ah, non è un 52, ho detto magari grande, 52. No. No. Arriverà forse a un 70? Non ne ho idea, penso proprio di sì. Ad ogni modo è assolutamente indicata per piedi gonfi. Invece per quanto riguarda la forma, che è di legno ed è piena, lì diciamo abbiamo un ulteriore aumento delle misure, perché è la forma di una scarpa maschile che arriva a 2 metri più o meno. Ecco, io adesso vorrei lanciare un video, perché Deborah abbiamo capito che paese che vai, prodotti tipici che trovi. E vorrei proprio soffermarmi sulla salsiccia, perché voi organizzate un vero e proprio festival. Allora, guardate questo video, la regia mi dice di attendere un attimo. Deborah, stiamo parlando della Salsiccia Festival, tra le più importanti e rinomate carni di qualità di questa zona della Basilicata, e quindi non solo Salsiccia Festival, che se non erro, Alessandra, aiutami tu, si festeggia a settembre, giusto? Sì, quest'anno sarà il primo weekend di settembre. Ecco, e poi c'è anche una sagra il 3 febbraio. Sì, è legato ad una ricorrenza religiosa, cioè San Biagio, patrono del paese, in occasione della quale appunto si fa questa sagra. Quindi c'è un momento religioso e poi il momento civile. Ecco, io in realtà... Sei curiosa, vuoi vedere? Sì, mi piacerebbe vedere il video per capire A, come si tratta, di cosa si tratta, e B, come le persone siano legate alle tradizioni e come anche altre, nonostante non siano del posto, piace vedere il modo in cui ancora si prepara. Sì. Guardate. Abbiamo dei piccoli problemi video, quindi prima di vedere Vabbè, il video... Vabbè, nel frattempo possiamo spiegarvi spieghiamo un po' di cosa si tratta. Sì. Vai, Rosaria. La salsiccia a catene di Cancellara ha la sua particolarità proprio nella forma, ecco perché noi specifichiamo sempre quando parliamo di salsiccia a catene, non salsiccia e basta. Viene realizzata interamente a punta di coltello. Riuscite a sentirmi? Sì, ti stiamo ascoltando. Okay. Viene realizzata interamente a punta di coltello dopo un'attenta selezione delle carni. In quel momento, il maiale, quello è un momento storico per Cancellara, il momento in cui le famiglie si riuniscono e diventa tipo un rito religioso, insomma. Noi abbiamo queste carni distese su una tavola di legno, viene fatta la selezione in modo dettagliato, minuzioso. Le parti più magre vanno a creare la salsiccia. Tutto il resto, non viene buttato niente del maiale, perché noi non buttiamo niente. Assolutamente. E quindi viene creato il pezzente, viene creata la sorpresa. Ecco Rosaria, abbiamo una sorpresa, il video c'è, guardate. Ok. Dietro le quinte del Salsiccia Festival, un gustoso evento enogastronomico che avviene tutti gli anni nei mesi di settembre e di febbraio. La produzione della salsiccia cancellarese è una prassi consolidata da secoli, una vera e propria arte che richiede tanta esperienza, che attraversa fasi delicate, selezione delle carni, scelta degli ingredienti giusti ed infine la stagionatura. La salsiccia di Cancellara viene preparata a punta di coltello e l'impasto utilizzato per rendere il suo sapore autentico e inimitabile viene arricchito con semi di finocchio selvatico e peperoncino rosso in polvere. Dopo essere stato deodorato in acqua con scorze di limone e arance, il budello di circa 1 metro viene riempito e legato alle 2 estremità. In seguito viene girato, strozzato alla distanza di 15-18 centimetri e pressato leggermente per formare l'anello. La fase della maturazione avviene ad una temperatura inferiore ai 15 gradi
per un periodo compreso tra i 25 e i 32 giorni. La fase successiva prevede la stagionatura della salsiccia, che viene asciugata ad una temperatura superiore ai 15 gradi. Fino al momento dell'acquisto, questo. Conosciuta ed apprezzata da tutti i buongustai d'Italia, la salsiccia di Cancellara è ricordata tra i 100 migliori prodotti agro-artigianali d'Italia e tra gli 800 prodotti gastronomici d'eccellenza in tutto il mondo. Ecco Rosaria, io prima ti ho interrotto, ti chiedo scusa, mentre stavi spiegando in maniera egregia questa antica tradizione, ma quanto è importante secondo te salvaguardare anche queste ricette? Allora, assolutamente per noi, ma per tutta la popolazione, insomma, è assolutamente importantissimo. La salsiccia di Cancellara non è solamente un prodotto. Noi la viviamo come un qualcosa che può far muovere tutto il sistema turistico su Cancellara. Non a caso è stato pensato appunto di realizzare queste giornate per valorizzare il prodotto di eccellenza, la nostra punta di diamante, ci piace chiamarla, e allo stesso tempo, tramite la salsiccia di Cancellara, valorizzare il paese. Non dimentichiamo che intorno alla salsiccia di Cancellara noi stiamo creando, costruendo un vero e proprio indotto, che quindi potrebbe creare anche posti di lavoro. Quindi non guardiamo solamente il prodotto come tradizione, come bontà, ma guardiamolo anche come possibile sviluppo sociale. Ecco. Certo. Anche se è difficile pensare che intorno a un evento ci possa essere del lavoro, quindi delle persone che possono continuare per un anno intero a lavorare su di questo. Però io vorrei capire, ma ora non so se in questo senso stiamo crescendo. Sì, certo. Stiamo andando verso vari riconoscimenti e quindi ci stiamo organizzando anche con degli allevamenti. Stiamo cercando di capire quale direzione poter prendere con questa salsiccia per poter dare finalmente un marchio definitivo, che sia l'IGP, che sia qualcun altro, però stiamo cercando di prendere una strada importante. Certo. Allora, arrivati però a Cancellara, noi dobbiamo capire qual è il percorso da fare e lo chiediamo alla guida turistica. Noi, arrivati, parcheggiato la macchina, non lo so, forse in pieno centro, anzi, dov'è meglio parcheggiare, da sotto, sopra? Ma in realtà, diciamo, non c'è un punto predefinito, perché Cancellara è tutto centro storico, quindi non si può sbagliare. Ah, ecco. Bisogna solo scegliere dove, praticamente, da quale epoca volete partire. Da un'epoca più recente, allora conviene parcheggiare, diciamo, nella parte nuova del paese, che comunque per nuova ha almeno 200 anni, oppure andare man mano verso il centro, però in questo caso è più complicato perché comunque si tratta di un borgo medievale con tutto il dedalo di stradine, vicoli ciechi, eccetera, in cui, diciamo, è sconsigliabile andare in macchina. Questo è un borgo green, a piedi. Ecco, Alessandra, altro che tacchi, Pina, ricordiamo. Tacchi. Abbiamo parlato del cibo, ma non può mancare il buon vino. Abbiamo visto delle botti giganti. C'è una via dedicata proprio all'assaggio del vino, via delle cantine, giusto, Alessandra? Assolutamente, sì, sì. In pratica si è pensato di recuperare quelle che erano le antiche cantine comuni, quindi delle cantine multiproprietà scavate nella roccia, e lì in pratica fin dai tempi, diciamo, più antichi, fin dal Medioevo, si praticava la vinificazione, cosa che a tutt'oggi avviene ancora. E lì è possibile in pratica assaggiare il vino. Ma non solo vino, anche olio extravergine d'oliva. È un borgo tutto al naturale. Un borgo non a caso noi siamo città dei sapori, quindi abbiamo non solo chiaramente il prodotto di punta, come diceva l'assessore, ma anche degli ottimi oli extravergini di oliva, vini, pane, mi permetto di aggiungere, dato che qui c'è una forte produzione di grano e di cereali. Quindi, e stiamo, diciamo, introducendo anche il discorso miele, quindi a tutti gli effetti ci sono più motivi per venirci a trovare oltre la storia. Quindi è un concentrato di prodotti genuini, possiamo definirlo così? Sì, assolutamente.
Beh, io immagino che nei migliaia di lavori che ci sono dietro, oltre alle sagre, oltre alle feste del paese, sia bello capire la storia, quella che abbiamo raccontato o che almeno ci abbiamo provato in parte. Oltre il cibo, oltre le caratteristiche di questo piccolo borgo, c'è un qualcosa che assolutamente non deve sfuggire, la piccola chicca, la piccola ciliegina sulla torta. Guardi, su due piedi direi assolutamente la visita a Santa Caterina perché lì è un concentrato davvero di storia. Lì si raccoglie la comunità da che è nata, quindi è stata la prima chiesa matrice. Lì ci siamo passati tutti, insomma. Rosaria, tu cosa vuoi aggiungere? Io ci aggiungerei sicuramente la tranquillità, che è fondamentale. Viviamo sempre un po' tutti di corsa. Cancellare è un paese molto tranquillo, è circondato da più boschi, quindi abbiamo anche un'area verde. Assolutamente, chi viene a Cancellara viene per stare, per vivere nella sua tranquillità il soggiorno e va via rilassato, completamente rilassato. Quindi per me questa è la chicca che possiamo aggiungere. Ecco, gli abitanti nel periodo estivo e nel periodo invernale cambiano, cioè nel periodo estivo si sente proprio che Il borgo il rinasce. borgo rinasce, vive di Allora, altra aria. sì, vabbè, questo lo sappiamo tutti, è risaputo. Cancellara è purtroppo vicina allo spopolamento totale, contiamo poco più di 1.000 abitanti, Infatti. quindi l'inverno si svuota totalmente. Immaginate tutti gli studenti che vanno via, ragazzi giovani che non riescono a trovare lavoro e giustamente si spostano. Siamo pochi coraggiosi, insomma. Certo. L'estate, la voglia di tornare, la voglia di rivivere quelle tradizioni, anche festive, legate ai nostri patroni, le tradizioni religiose, la voglia di riabbracciare i propri cari, la voglia di respirare questa tranquillità di cui abbiamo parlato prima e quindi di fuggire dalle grandi città, ci porta al ripopolamento. Ovviamente, questo a noi fa molto, molto, molto piacere. E il problema è che dura 20 giorni, si concentra solo ed esclusivamente nel mese di agosto. E, insomma, gli altri giorni magari restiamo noi a cercare di far crescere questo paese e cercare di renderlo accogliente poi per l'anno prossimo, magari E quando torneranno. allora veramente un grande in bocca al lupo affinché il lavoro che state facendo sia fruttuoso anche in vista dei prossimi anni. Grazie a Alessandra Cillo, guida turistica e Grazie. consigliere comunale di Cancellara, e a Rosaria Scarimola, assessore alla cultura di Cancellara. Grazie, buona Grazie estate, in bocca al a lupo per tutto, verremo a trovarvi. voi. Assolutamente, vi Ti aspettiamo. Grazie. E con questo coro del vi aspettiamo, che poi voglio vederti a camminare, a camminare, a Ma ti camminare, mi sorprenderò. sorprenderai. E allora noi vi lasciamo con i nostri consigli alla lettura. L'appuntamento è? A domani! Ciao!